Esiste un luogo nel nord della Gran Bretagna dove storie di fantasmi, castelli e laghi abitati da strani mostri marini si intrecciano a una natura spettacolare. Infinite vallate dove riecheggia solo il rumore del vento. Benvenuti in Scozia. Il nostro viaggio inizia proprio dalla capitale scozzese, Edimburgo, città dall'atmosfera magica e a tratti malinconica. Le abbiamo dedicato solo 2 mezze giornate, ma ci sono bastate per avere un assaggio di tutte le cose che la città ha da offrire, a partire dal castello. Simbolo per eccellenza della città, si trova sulla sommità di una roccia vulcanica e sovrasta la Old Town. Da non perdere è il One O'Clock Gun, una cannonata che viene sparata tutti i giorni alle 13 in punto dalla terrazza del castello. Dal castello imbocchiamo Royal Mile, la strada principale del centro storico della città. È lunga quasi 2 km e collega il castello di Edimburgo e il palazzo di Holyrood, residenza di Sua Maestà in Scozia. Parallela a Royal Mile corre Victoria Street, la celebre via dalla quale la scrittrice J.K. Rowling prese spunto per creare Diagonale e Nesso libri di Harry Potter. Facciate colorate e piccoli negozietti di magia, impossibile non rimanerne colpiti. Percorrendo Royal Mile non mancate una visita alla cattedrale di St. Giles. Fu fatta costruire nel 1120 da Re David I ed è caratterizzata da un bellissimo stile gotico e grandi vetrate colorate. Tappa imperdibile per un bellissimo panorama sulla città, soprattutto al tramonto, è Calton Hill. Primo parco pubblico di Edimburgo, si trova su di una collina con una delle più famose viste sul castello e sui monumenti circostanti. Altro punto di interesse da non perdere Edimburgo è il cimitero di Greyfriars. Risale al 1560 e pare che sia uno dei luoghi più infestati al mondo, pieno di fantasmi e anime tormentate. In particolare la zona della prigione dei Covenanters e il mausoleo di Mackenzie, avvocato scozzese che contribuì alla cattura e successiva condanna a morte di 1200 Covenanters, sono teatro di strani fenomeni paranormali. Sarà vero? All'ingresso si trova invece la statua di Bobby, un cagnolino adottato da un poliziotto, John Gray, nella seconda metà dell'Ottocento. Quando il padrone morì e venne sepolto qui, il suo cane Bobby svegliò la sua tomba per 14 anni. Alla sua morte è stato sepolto nel cimitero, poco distante dal suo padrone. Infine vi suggeriamo Dean Village, un quartiere tranquillo e silenzioso dall'aria medievale nonostante si trovi nella parte nuova della città. Siamo partiti con l'idea di immergerci il più possibile nella natura, di guidare attraverso quelle vallate isolate, selvagge e sconfinate che subito balzano alla mente non appena senti parlare di Scozia. E questo è quello che abbiamo trovato nelle Highlands. La nostra prima tappa è Glencoe, la valle più famosa e scenografica della Scozia.
Per arrivarci abbiamo percorso la 82, la strada a scorrimento veloce che attraversa le Highlands fra paesaggi che si fanno via via sempre più aspri e selvaggi. Gli scenari mozzafiato di Glencoe attirano ogni anno appassionati di trekking e di fotografia. Il punto più spettacolare è secondo noi il Glen Etive, una single track lunga circa 14 miglia che collega l'A82 al Loch Etive e che vi condurrà a un vicolo cieco, tanto che viene chiamata anche strada verso il nulla. Lasciata Glencoe ci dirigiamo verso il famoso viadotto di Glenfinnan, il viadotto su cui passa il treno di Harry Potter. La prossima tappa è il castello di Éilín Donan, uno dei castelli più conosciuti in Scozia. È posto alla confluenza di tre grandi fiordi e ci hanno girato tantissime scene di film, tra cui Highlander. Concludiamo il nostro tour nelle Highlands a Fort Augustus, un piccolo villaggio che si trova nell'estremità meridionale del Loch Ness. Tappa consigliata per vedere il Canale di Caledonia, opera realizzata nell'Ottocento per collegare il Mare del Nord con l'Oceano Atlantico. E ovviamente scendiamo sulle rive del lago più famoso al mondo, grazie alla leggenda del famoso mostro Nessie. Tappa imperdibile sul lago di Loch Ness è il castello impronunciabile di Urquhart, da dove pare sia nata la leggenda del famoso Nessie. E per concludere in bellezza, abbiamo sperimentato la forza della natura sul Mare del Nord, raffiche di vento e pioggia fortissima sulle scogliere del castello dell'impronunciabile Dannotar, spero di averlo detto giusto. E le scogliere di Arbroath. Questo viaggio è andato ben oltre le nostre aspettative. Abbiamo conosciuto un popolo cordiale, gentile e sempre disponibile, che sa ancora apprezzare i ritmi lenti e soprattutto il contatto con la natura che qui fa da padrone. Siamo riusciti ad osservare la fauna selvatica nel suo habitat naturale, immergerci in paesaggi mozzafiato nel più totale silenzio, rotto solo dal rumore del vento. Grazie Scozia, non vediamo l'ora di tornarci per scoprire l'isola di Skye. Per maggiori dettagli per organizzare il vostro viaggio, come sempre vi lascio il link in descrizione all'articolo sul blog. A presto!